Ma non ci sono le domande. Ecco, quattro persone. Sette. Saluta, saluta, che ormai siamo 14. a posto. Pressione, 140. 21. Massimiliano, c'hai Yannick? Ciao, tutto a posto? 43 persone, pressione. In bocca al lupo, crepi, grazie. Vediamo cosa succede a Roma. Ciao Carlo. Nessuna domanda, sei il più forte. Vediamo, speriamo. Ciao. Appena svegliato? No, purtroppo no, però i miei capelli sono così. Devo andare a parrucchiera. Qual è l'obiettivo della stagione? Beh, classifiche non dico niente, però sicuramente sempre di migliorarci e di andare avanti. Mi raccomando, con Nadal. Prima per arrivare da Nadal c'è una partita, quindi vediamo di. Speriamo di passare quella partita lì che sarà molto ostica e poi vediamo cosa succede. Fai qualche smorzata. Lo spero anch'io, però. Non c'ho la mano finora. Ogni tanto lo fai qualche back. Sì, in allenamento qualche volta lo faccio, è solo che in partita sto più su quello dove ovviamente mi sento più sicuro, quindi però piano piano lo vedrete anche lì. Ciao Cristian. Che ne pensi di questo? Quello avevo già risposto Massimo. Sì, ci provo. Ho già preso il biglietto. Ma fino a Torino è bella lunga, è veramente lunga, quindi ovviamente si spera, ma sono tantissimi altri giocatori fortissimi, quindi la stagione è veramente lunga, quindi ora è inutile parlare di quello. No, ti sfido a Fortnite, Angelo. No, malissimo, io Fortnite sono malissimo, quindi non ho voglia di perdere contro di te. Piatto tipico romano preferito. Non lo so questo. No, chi vince Roma quest'anno? Ma no, perché state scrivendo? Non siete voi? Non lo so, lo vediamo tra una settimana. Semifinale riesci, è strada lunga fino alla semifinale. Oh, Dio Andrea, incredibile. Ho preso i biglietti per giovedì. Non ce la faccio a vederti. Speriamo. Ripeto, fin giovedì sono 4 giorni tosti, quindi speriamo di sì, ma è veramente lunga. Saluti da Phuket Islands. Dove ti piacerebbe andare in vacanza? A casa dei miei genitori, visto che non li vedo mai. Qual è il tuo luogo di Roma preferito? Un saluto da Barcellona.
Dopo una giornata tosta, direi l'hotel, che vado a dormire. Meglio il centrale o il Pietrangeli? Beh, secondo me sono due cose diverse. Il centrale è forse un pochettino più veloce, e il Pietrangeli è, credo che è più storia, no? Perché alla fine ci sono, a parte che dietro di me si vedono le statue, quindi è veramente bello anche lì a giocare. I tuoi non vengono a vederti a Roma, no, no. Cioè, a parte che fino a giovedì non possono entrare. E poi dopo non so se vengono o no, quindi boh. Non è finito di giocare, passa da picchi. Formi. Quale giocatore ti piace di più off sul circuito? Ma sicuramente Urkač è un buon amico, anche se ho perso la finale contro di lui a Miami, però è una brava persona, quindi è bello. Okay. L'avversario più forte che ha incontrato? Beh, quello è duro e non mi piace fare queste cose qua, perché alla fine, sai, Rafa, Nole, Roger ancora non ci ho mai giocato e sono i campioni tutti e due, l'altro ha vinto 20 slam, anche l'altro è lì, quindi sono veramente dei campioni. Qual è il giocatore che ammiri di più? Beh, quando avevo iniziato era Seppi, perché dalle mie parti, la prima partita di tennis che ho visto live era Ortisane, il Challenger, quindi sicuramente lui. Poi dopo sono entrato un po' nel circuito e Roger e Rafa, tutti e due. Alla fine con Rafa mi sono allenato tanto in Australia e quindi è una grandissima persona e ovvio anche un grande giocatore, e quindi sì, credo che lui. Su quale campo giocheresti la partita più importante della tua carriera? Questo è duro, a parte che non ho mai giocato, no, a Wimbledon, ho giocato sul centrale di Roland Garros, ma non ho giocato sul centrale di... ma sai che forse vi dico qua a Roma, perché col tifo e tutto è veramente bello giocare qua, quindi io direi qua a Roma. Quanti anni hai iniziato a giocare? E avevo iniziato quando avevo tipo 4 anni, solo che poi dopo ho iniziato anche a sciare, a giocare a calcio, quindi tennis era praticamente terzo sport e poi dopo alla fine con 13 anni e mezzo ho deciso di giocare a tennis. Che squadra di calcio tifi? Milan. Milan tutta la vita, anche se ci è andata male, ci è andata malissimo, però va bene uguale. Dai, quante ore al giorno ti alleni? Beh, questa dipende, quando sei in torneo forse un po' di meno, se no se sei in una settimana di allenamento con atletica e tennis più o meno 5-6 ore, dipende. Finito? Ragazzi, è stato un piacere, speriamo di vederci qua a Roma. Ciao. Termina.